Ok, funziona così. Sono gli anni 80, sei un ragazzo di 25 anni e ti trovi a 16.000 km da casa, nel mezzo del nulla, al confine tra Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, per costruire la diga più grande del mondo, un'opera colossale. Nonostante la tua giovane età, hai già girato un po' il mondo, Nigeria, Mozambico, Russia, Sud America, eccetera, eccetera, eccetera. Ne hai già viste affrontate da tirar fuori un libricino di avventure, da poliziotti corrotti agli indigeni unti di grasso che con il machete cercavano di rubare le paghe mensili dei dipendenti. Tuo padre, un operaio, ti ha sempre detto: braccia grandi, grande rispetto. E tu così hai fatto, ti sei sempre fatto rispettare, con le buone o con le cattive, più spesso con le cattive. Così hai guadagnato la fiducia dei tuoi superiori, della tua azienda, che ti ha spedito dall'altra parte del mondo come responsabile di officina e manutenzione. Tuo compito è molto semplice: mantenere le macchine perforatrici del sottosuolo sempre pronte all'uso. Le macchine scavano, l'azienda guadagna. Le macchine sono ferme, l'azienda perde un mucchio di soldi. È uno di quei pochi sabati in cui ti puoi permettere il lusso di andare a fare un giro nella città più vicina, Posadas, dove c'è qualche ristorante e una discoteca. Sono le 5 del mattino quando percorri la lunga strada che da Posadas porta verso il confine del Paraguay per rientrare nel paesino desolato accanto al cantiere dopo una bella serata. Una strada larga a due corsie e dritta come fosse una tavola da biliardo. A destra e a sinistra solo campi sterminati e terreni in disuso. Sarà stata la stanchezza accumulata, sarà stata la serata in discoteca. Fatto sta che non ti accorgi della Fiat 128 con 8 persone a bordo, che superandoti si avvicina troppo alla macchina, fino a urtarti quel tanto che basta per farti sbandare fuori dalla carreggiata. Non so se vi è mai capitato di realizzare che state per morire. In quei frangenti si è estremamente lucidi e rapidi nel pensare a tante cose. Quelle scene dei film dove tutto va a rallentatore, per darti il tempo di visualizzare i tuoi genitori che sono a 16.000 km di distanza, la tua ragazza a cui avresti chiaramente infranto il cuore, tutte le cose che non potrai più fare, desideri, sogni, ambizioni, nulla, non ci puoi fare nulla. E tu ne sei consapevole mentre il tappetino dei piedi ti passa sulla testa, la sabbia ti viene in faccia, ancora ed ancora mentre la macchina gira su se stessa. Una, due, tre, quattro volte e poi di nuovo. Un filo di lana che si sta tirando sempre di più e tu sai che si spezzerà. A quel punto avverti un'ombra, una presenza di una persona giovane con una bellissima voce che ti sussurra una frase che non dimenticherai mai. Sarà stata la stanchezza, sarà stato il soprappensiero. Mi ricordo come se fosse adesso che avevo la cassetta di Michael Jackson e sentivo Thriller. Ero consapevole di morire. Quindi voi direte: ma quanto è durato? 10 secondi, ma sono stati un'eternità. L'unica cosa che ricordo bene che mi ha salvato è stata questa figura di un ragazzo giovane, questa ombra. Con questa voce soave e leggera mi è quasi venuto vicino e mi ha detto: Angelo, vuoi rimanere qui o vuoi venire di là con me? No, 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 no. Tu vuoi rimanere qui. Così spingi i piedi sulla carrozzeria e tieni stretto il volante con tutta la forza che hai, mentre la macchina continua a ribaltarsi fino a fermarsi nel mezzo di un campo. Pensi di essere morto, poi ti accorgi che non è così dalle lacrime che vengono fuori da sole. Senti le gambe, senti le mani, senti le ferite, senti il sangue, ma senti tutto. Camminavo, ero vivo e ho corso verso la strada perché sentivo piangere. E quindi cosa facciamo? Nel bel mezzo, tra Posadas e Corrientes, 90 chilometri di strada interminabile, lunga, desolata, pampas desolate. Bisogna aspettare. E mentre aspetti, mentre speri che passi qualcuno, pensi a cosa ci fai così lontano. Pensi che non è quello che vuoi, che dovresti cambiare vita. Pensi che quello sia un segnale, perché le coincidenze non esistono. 12 mesi dopo l'incidente ti licenzi, prendi la tua valigia di cartone e parti per la Thailandia.
Come può un ragazzo che viene da un lavoro di tecnico meccanico arrivare a creare un suo marchio di moda che vende in tutto il mondo? Tre caratteristiche: tenacia, curiosità, fede. Ah, e un'ultima cosa: braccia grandi. Questa è la storia di Angelo ed Ermanno Gallamino. Ho sempre ammirato le sfilate di moda, i capi d'abbigliamento, quindi fin da ragazzino ci tenevo a vestirmi in una certa maniera, però non ho mai avuto la possibilità di lavorare nel campo della moda, perché quando mi approcciavo A non avevo esperienza, B non avevo un parco clienti e tutti mi dicevano: ci dispiace, ma non possiamo prenderti. Quindi cosa ho deciso? Mi sono buttato da questo trampolino alto 50 metri vedendo in fondo che c'era una piccola bacinella d'acqua, con la speranza di non farmi male e disintegrarmi. E tutti mi dicevano che nel campo del tessile abbigliamento, cioè della manifattura tessile, c'era ancora da lavorare. Mi avevano fatto sognare dicendomi che in Oriente, nella fattispecie in Thailandia, c'erano queste fabbriche bellissime dove facevano la seta a mano. Quindi cosa ho fatto? Ho preso la mia valigia di cartone. È il 1985 quando chiudi la tua valigia di cartone e prendi un biglietto per Bangkok. Hai 26 anni, non conosci nessuno, non hai contatti. Ti metti su un taxi e cominci a girare la città. Entri in quei negozi di cui tanto ti avevano parlato e trovi quei tessuti fantastici di cui ti innamori. Ma non sei stupido e sai bene che non puoi comprarli lì al dettaglio. Devi andare alla fonte e allora di nuovo taxi, fuori dalla città, in posti sconosciuti dove sei l'unico straniero abbastanza pazzo da andarci. Partire per un posto sconosciuto investendo tutto quello che hai senza un piano B non è sufficiente. Perché ora che hai le merci, cosa conti di fare? Beh, è chiaro, conti di venderla. Mi presentavo, capello lungo, questo ragazzo un po' sfacciato, giovane, di bella speranza, però comunque non avevo un background dietro, un curriculum dove comunque avevo l'appeal per poter entrare. L'unica mia forza qual era? Ripetere la stessa operazione anche la settimana dopo. Alla fine, mossi un po' dalla compassione, mossi anche dal nervosismo, mi dicevo: dai, vammi a prendere sta valigia, fammi vedere cosa c'hai, che così almeno la schiantiamo. La caparbietà. Pensate basti solo quella? No. Non basta, così come non può bastare solo l'aspetto fisico e l'insistenza asfissiante. Ci vuole qualcosa di più grande, quel qualcosa che ti spinga a non mollare davanti ai no, davanti alle umiliazioni. Ci vuole un sogno. Non ho abbandonato solo perché la mia caparbietà mi ha detto: non posso tornare indietro. Dopo che ho lasciato il lavoro che ho avuto per 15 anni, non devo darla vinta. Quando sono partito, il mio sogno era quello di diventare un imprenditore che avesse lasciato un segno, che almeno i figli che avrei avuto poi avrebbero ricordato un padre che ha fatto qualcosa. E tutti i mestieri li ho sempre fatti con amore, mi sono impegnato a fondo, avevo voglia di imparare, Quindi il mio sogno era quello di potercela fare e soprattutto guardare allo specchio una cosa che mi piaceva. Perché io veramente, quando faccio qualcosa nel mio mestiere, gli do del tu, non gli do del voi. Io tutte le mattine che vengo in azienda e passo in rassegna alle mie materie prime, loro sono come i miei figli, mi salutano, perché io li ho voluti e conosco dal primo all'ultimo passaggio di tutti i prodotti che ho. Il sogno, la passione, l'ossessione sono tutti gli ingredienti comuni alle storie che lasciano un segno. Angelo comincia a farsi un nome e riesce a vendere le sue merci, i tessuti, i suoi tessuti thailandesi. Ed una volta venduto tutto, si riparte con più soldi da investire. La valigia non basta più, così si organizzano spedizioni. Angelo arriva a Bangkok, acquista e poi manda tutto in Italia. Ritorna, vende e riparte. Si cresce fino a quando il mercato non è saturo, ma purtroppo i tessuti thailandesi non sono quelli che il mercato richiede maggiormente. Angelo lo capisce e con umiltà chiede ai suoi clienti di cosa hanno bisogno. A volte basta chiedere. La risposta è molto semplice. Sono gli anni 2000
Quello che tutti vogliono sono i tessuti dei grandi marchi made in Italy, la moda italiana. Con quelli è possibile farsi abiti firmati su misura. Ora la domanda è: come fare per ottenere questi tessuti e ricominciare a vendere? Ma io chi ero per entrare in un mercato dove c'erano un milione di aziende che proponevano il Made in Italy? Non ero nessuno, ero una formica, ero niente. Ho cominciato a pensare, visto che io non potevo attingere alle firme perché c'erano già licenziatari che producevano e distribuivano i tessuti firmati, ho detto io, ma perché non andare direttamente da Armani di turno? Perché non andare da Dolce Gabbana? Perché non andare da Moschino? Perché non andare da Gianfranco Ferré, che all'epoca era di moda, e chiedere se loro avessero delle giacenze di tessuti della loro produzione? Ipso fatto. E cosa facevo? Andavo a sgomberare, volgarmente detto, a pulire i loro magazzini di rimanenza delle materie prime di eccedenza dei capi fatti in stagione. Questo che cosa mi ha portato? Mi ha portato a essere unico un'altra volta. Perché ero unico? Perché avevo dei tessuti che i miei concorrenti non avevano. Dopo è stata la mia svolta, perché nessuno li aveva, perché ero competitivo, avevo i prezzi buoni e soprattutto avevo delle cose che non avevo nessuno. E mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere non solo in Romagna. Da lì ho cominciato ad allargare il mio territorio. Diciamo che anche questa cosa poi ha un suo inizio e ha una sua fine. Perché non è tutto rose e fiori, ci sono molte spine nelle rose. Quindi questo mi ha portato che ho dovuto aumentare i volumi e non ero più Angelo Gallamini che si presentava alla mattina, ti bussava alla porta ed era finita lì, quindi tagliavo, piegavo, fatturavo ed era tutto mio. Ho dovuto crescere come azienda. Crescono i volumi, cresce il fatturato, cresce l'azienda. Il sogno diventa realtà, ma si sa che la realtà prima o poi ti presenta il conto. Fino a qualche anno fa avevi tanti clienti del tessile, ma la tua merce non era quella che ti permetteva di essere il primo della lista. Ora hai la merce che tutti vogliono, ma i clienti cominciano a diminuire, le piccole aziende del tessile, così come i rinomati negozi di sartoria, iniziano ad essere fagocitati dalla grande distribuzione. Il consumatore medio preferisce comprare abbigliamento firmato a buon prezzo, anche se i capi non sono personalizzati ma uguali a tanti altri. L'azienda è cresciuta, hai più merce da smaltire, hai più persone, hai la tua rete di commerciali, ma i clienti cominciano a diminuire, gli ordini cominciano a diminuire e anche il fatturato. Quello che rimane invariato sono le spese. Ho dovuto reinventarmi un'altra volta. Che cosa fare? Che comunque non avevo esperienza se non quello del tessile. Dove andavo? Che nell'abbigliamento finito non ero nessuno. E qui a volte ci vuole un po' di fortuna, un po' di carisma. Quindi questo mi ha creato una serie di amicizie, anche nei più giovani, di stima. E quindi, grazie a Dio, ho avuto degli amici molto più giovani di me del campo dell'abbigliamento. Mi hanno esaurito fino a quando non mi hanno portato al Pitti Uomo. Io mi sono trovato un po', non a disagio, però non era il mio mondo. Ho detto: cosa ci faccio qui? Cosa faccio? Cosa non faccio? Eppure qualcosa devo fare. Però anche lì avevo visto 2500 aziende che producevano. Cosa si poteva inventare, Angelo Gallamini, che non esisteva? Da lì si parlava: cosa facciamo? No, devi fare quello, ma no, non mi piace, no. E le coperte? Le coperte, ma chi cacchio se le caga le coperte? Chi te le indossa le coperte? Però è una cosa figa, potrebbe essere bello. Allora io prendo un tubo che avevo dei tessuti arrotolati, li prendo, li butto addosso e ho visto lo stupore di questi ragazzi che wow, guarda che bello che sei. Allora facciamo le coperte, dai, ci inventiamo le coperte. Poi il nome? Dai, Angelo Gallamini, no, Angelo Gallamini no, il nome in inglese no, dobbiamo fare un Made in Italy. Allora uno di questi ragazzi gli viene una folgorante idea di dire: ma tuo papà come si chiamava? Io dico: Ermanno. Ermanno, bello, Ermanno Gallamini. Nasce così il brand Ermanno Gallamini, un marchio che unisce una maniacale ricerca di tessuti e materiali con una storia dietro da raccontare.
reinventati dal gusto e dall'esperienza di Angelo. Un uomo che ha tante passioni, ma una in particolare si è trasformata in ossessione: collezionare oggetti vintage. Una collezione unica al mondo che è anche fonte di ispirazione per le sue produzioni. Oggetti ricercatissimi, spesso unici e introvabili, come i giubbotti militari, ma anche valigie da uomo di Louis Vuitton, che la stessa azienda francese non possiede più neanche nel proprio museo, tanto da volerle acquistare da Angelo. Peccato che lui non venda nulla. Un mondo e un gusto, quello di Angelo Gallamini, che si riversa su ogni sua creazione, dando ai suoi capi una storia e un'anima. Ma questa qui è una storia di sfide impossibili, in cui ogni passo in avanti non è mai sufficiente per arrivare alla meta. E anche questa volta una bella idea e una bella creazione non basta. Come fai a lanciare una linea di abbigliamento e un nuovo marchio se non sei nessuno? Chi conosce il brand Ermanno Gallamini? Serve un grande palcoscenico in cui presentarsi. E questo palcoscenico in Italia c'è ed ha un nome: il PT Uomo a Firenze. E l'unica persona che può rendere il sogno realtà e dare accesso al PT si chiama Antonio Cristaldo. Bisogna convincere lui. Mi chiama, dice: ah, salve, buongiorno, signor Gallamini. Fa: sì, sì, sono io. Chi è? Ah, sono il signor Cristaldo. Ah, signor Cristaldo. E lì cominciamo il dialogo. Ho detto: guardi che lei la mia idea ce l'ha già. Perché? Mi dice lui, perplesso al telefono. Io gli ho lasciato una documentazione fotografica con la mia persona, col progetto che ho. 20 secondi di silenzio. E mi dice: ma lei per caso è quel signore con la barba e i capelli lunghi con quella specie di palandra? Sì, la voglio vedere domani che mi interessa. Lì è cominciato Ermanno Gallamini. Cosa compra un cliente Ermanno Gallamini? Compra il processo di 35-36 anni di lavoro, di impegno, di amore, partendo dalla materia prima. E alla fine il mio cliente finale cosa ottiene? Ottiene un capo che dal filo al capo finito è stato realizzato internamente da Ermanno Gallamini, con amore, con processo, con piacere. Io non parto mai dal modello, ma parto dalla materia prima. Ermanno Gallamini non è di moda, ma è un modo di essere, è una cultura dell'essere. Noi vendiamo un modo, una filosofia. Io prima di fare il primo pantalone, il mio pantalone Miner che porto tutti i giorni, io l'ho portato un anno e mezzo prima di lanciarlo, tutti i giorni. Ho cercato di migliorare quei difetti che secondo me facevano parte del quotidiano. Quando ho migliorato, che ho trovato che il pantalone era perfetto, ho messo in commercio il mio pantalone Miner. Passione per il vintage nasce ed si è insinuata come una malattia alla fine. Mi trovavo in questi abiti come se fossi rinato e dal di lì, purtroppo, come tutte le cose della mia vita, è diventata un'ossessione. Mi ha dato la possibilità di scoprire un mondo che non conoscevo, il vintage, e mi ha dato un'apertura mentale incredibile, perché ho scoperto dei capi che non li replicavo, ma li modernizzavo e li facevo Ermanno Gallamini, ridandogli vita nuova. E quindi rimanevo ammaliato da questi giubbotti americani che poi vedevo, perché io nella filmografia sono sempre rimasto appassionato. Quindi questi film di Vittorio De Sica, di Totò degli anni 60, questi vestiti dove c'era Cary Grant, Gary Cooper degli anni 60, 70, dei film americani dove c'erano questi giubbotti, e da lì traevo ispirazione. Il destino non esiste, così come non esistono le coincidenze. E se qualcuno impara a cogliere quelle coincidenze e interpretare i segnali che gli arrivano, allora riesce a vedere meglio la strada. Credo che la nostra storia sia fatta di incontri, di persone e di quello che riusciamo a imparare da questi momenti. È fatta anche di persone che abbiamo incontrato e che non ci sono più, che sono ricordi, voci, visioni, che ci possono ispirare o, in alcuni casi, ci possono salvare. Come è successo quella volta in Sud America ad un ragazzo di 25 anni che, partito da zero, ha realizzato il suo sogno di vita. Io ho pensato a chi potesse essere quella figura. È facile pensare a Gesù, a Dio, ma secondo me non era lui, era uno mandato da lui.
era il mio amico Valdes, che purtroppo in un incidente di camion è morto qualche mese prima. Ed era un ragazzo della mia compagnia. E secondo me era lui che mi ha avvisato ed è venuto a salvarmi. Sono convinto. Era il mio caro amico Valdes Pagliarani che è venuto a salvarmi. E il motivo esatto io non lo so perché sia venuto, ma sicuramente eravamo due persone forti. Anche lui aveva comprato il camion da poco, quindi fatto i debiti, quindi aveva fatto un'impresa da solo, quindi io lo apprezzavo, lo ammiravo, lo stimavo e un po' anche ero invidioso perché lui era riuscito a fare qualcosa che gli piaceva. E quindi noi ci raccontavamo sempre nel bar che volevamo fare qualcosa da grande, qualcosa di nostro. Lui aveva già cominciato. Purtroppo un incidente me l'ha portato via. E lì ho capito che dovevo andare avanti io in questa cosa che ci eravamo detti. E quindi ho voluto fare qualcosa che rimanesse almeno nel nostro ricordo, nel nostro segno. Poter fare qualcosa per cui lasciare il segno. Qualcosa per cui contasse veramente essere Angelo Gallamini. Non uno dei mille, ma uno di uno, Angelo Gallamini. Angelo Gallamini è un uomo estroso, un creativo con il cervello in continuo movimento. Dal carattere ruvido, a volte burbero, alla miccia corta, come direbbero in alcune zone d'Italia. La miccia corta e le braccia grandi. Una personalità che può sembrare eccessiva, ma che nasconde un animo, una storia da scoprire, così come le sue creazioni. Di sicuro una persona che ha fatto tanta strada lasciando il segno, con pochi, pochissimi rimpianti, forse uno solo, non aver detto a suo padre di volergli bene. C'è da dire però che il suo nome, Ermanno, rimarrà per sempre e andrà in giro con tutte le persone che hanno indossato i capi del figlio.